Bella raga, il momento fatidico è arrivato. Oggi finalmente, grazie a Dio, hanno finito la moto. E voi direte, che cosa hai fatto Un cazzo, ho fatto un tagliando che è durato una settimana. È arrivato un po' il momento in cui la gente fa preparare un attimino le moto, le rende utilizzabili per la stagione. Quindi ci sta che ci abbiano messo tanto, perché comunque c'erano tante moto. Proverò a vloggare un par di palle, perché ho fatto all'incirca 5-6 prove, ma niente, devo ancora trovare il setup giusto per il microfono. Per un po' di tempo continuerò a registrare lo stesso, nell'eventuale caso comunque mi succeda qualcosa o comunque succeda qualcosa intorno a me di magari esilarante e non. Mi spiace, fin quando non risolverò questa cosa del microfono. Opla la lai. Visci dalla sella, cazzo. E beh, certo, tu sì che sei un... Ce l'ho? E beh, c'è... Signore... Porca miseria. La gente che non suona e passa quando cazzo gli pare. L'unica cosa che non riesco a dargli troppo confidenza. Io andare giù così. Non riesco a dargli troppo confidenza. Devo dire che comunque mi ha passato abbastanza vicino, stavo per ammazzare praticamente. Comunque, come vi dicevo da tempo, finalmente magari riesco a portarvi un po' la moto, sperando che l'audio vada a sto giro. Ciao Samuele, sono Samuele del futuro, l'audio va bene, possiamo migliorarci, comunque ti ripasso la parola. Comunque la moto è veramente figa, mio padre spinge, quindi io devo spingere di conseguenza. Molto leggera, secondo me molto gestibile, ci si diverte. Vi ripeto, moto secondo me è molto buona. L'unica cosa che non mi trovo molto bene è un po' la postura. Vi ripeto, io arrivo da un motard e non guido una moto da parecchi anni, quindi non guido una moto in modo legale da parecchi anni. Dall'altra parte, chiaro. E no, no, no! Vieni dentro, cazzo! Bella lucidata. Sono pieno. Auguri! Auguri! Una cosa nella quale anche qua non mi trovo molto bene, per quanto possano essere una sottomarca della Brembo, porco, due non frena un cazzo, raga, però è divertentissimo. Ho letto un commento ieri che dopo 7 mesi una persona si è un po' stancata e ha cambiato la moto. Ci sta, secondo me è una cosa giusta. Questa moto qui ti diverti un sacco e secondo me se hai dal punto di vista come utilizzo, se è un utilizzo diverso da quello per cui è fatta, ovvero divertirsi, non va bene. Non va bene, questa moto qui è fatta secondo me per divertirsi, fare in giro un po' ignoranti il weekend. Ho paura che purtroppo non riuscirò a fare giri lunghi, o perlomeno anche se l'attrezzerò più di tanto. Piedino. Qui c'è il ghiaietto. Raga, è maneggevolissima, potete fare qualsiasi cazzo di curva vogliate. Eccolo, primo tornantino coccolino. Si prende larga, si va giù, freno dietro,
Ecco lì in curva impostata. Il piccolo Stelvio. Non so bene perché, però c'è su un ciclista, penso perché facevano delle gare ciclistiche, immagino, penso. Qua bella stretta, stiamo attenti, non dovrebbe entrare camion, ma ehi, fidarsi bene, non fidarsi meglio. Ho un pelucco in bocca. Porco. E insomma. Porco. Ce l'ho. No, devi guardare dove vai. Questo è brutto, questo è bruttissimo. Era orrenda. Cazzo, il ciclista no, porco. Ciclista contromano è brutto, il ciclista contromano è bruttissimo, è orrendo, madonna, ma non è possibile, cazzo, oh shit, buonasera, vabbè, ci siamo mangiati i tornanti, infami, c'ho pure di prendere qualche ciclista, sinceramente, quello lì, lo vedo, lo prendo, lo tiro su. Che sfollata, cazzo. Cosa fa questo? Perché? Oh, figa di Buddha. Bang, signore. Attenzione, luce verde. Qua bisogna stare attenti perché zio, cioè, ma io dico, cioè, assurdo, incredibile. Vabbè, contenti loro, contenti tutti.